Ritorna all'appuntamento con l'informazione della TG oggi in primo piano l'emergenza maltempo che ha interessato soprattutto la fascia costiera della provincia di Salerno, danni in costiera amalfitana, a Vietri sul mare ma anche nelle parti interne a Nocera Inferiore i problemi maggiori causati dal crollo di un albero. È la fascia costiera quella che ha subito in provincia di Salerno più di tutto i colpi e la sferzata del vento che si è abbattuto sul territorio provinciale provocando danni soprattutto alle strutture situate vicino al mare. Ecco come si è presentata questa mattina la fascia costiera di Salerno lungo il tratto che dal comune capoluogo porta a Pontecagnano. Il mare ha trascinato a terra e anche sulla sede stradale di tutto e travolto quanto le onde hanno trovato davanti al loro passaggio. In costiera amalfitana i danni maggiori si sono registrati a Minori, Positano e Vietri sul mare. La piccola frazione di Marina è stata travolta dalle onde e dal mare che ha invaso anche la piazza centrale della frazione. Per fortuna non si sono registrati danni a persone, ma lo stesso non può dirsi per le attrezzature balneari e di ristorazione. Piove sul bagnato, verrebbe da dire, pensando ai danni già subiti da questo genere di attività nell'anno che sta per concludersi. Uno degli episodi più pericolosi è invece riguardato il comune di Nocera Inferiore. Qui la caduta di un grosso albero ha provocato danni anche all'interno di un'abitazione. E invece a proposito di problemi economici, facevamo riferimento al momento di crisi che viene vissuto da tutte le attività che riguardano il settore della ristorazione, mentre si è parlato di possibilità di crescita e di sviluppo per le imprese che ricadono nelle zone ZES. Oggi il parlamentare salernitano Piero De Luca, in compagnia del presidente nazionale ANCI, ha illustrato in una conferenza stampa quelle che sono le opportunità legate alle zone economiche speciali. De Luca ha presentato una serie di emendamenti al provvedimento. Una misura storica che consentirà di aprire una nuova pagina del Mezzogiorno. Al sud nei prossimi anni ci sarà la tassazione più conveniente ed attrattiva d'Europa per l'apertura di nuove attività economiche a condizione che le imprese mantengano per 10 anni gli stabilimenti e i livelli occupazionali nelle aree ZES del Mezzogiorno d'Italia dall'avvio dell'investimento. Commenta con entusiasmo le misure per la crescita economica e il rilancio del sud il parlamentare salernitano del PD Piero De Luca, che stamani in una conferenza stampa ha illustrato gli emendamenti a sua firma recentemente approvati su taglio IRES in aree ZES e rinegoziazione dei mutui MEF. All'incontro anche Carlo Marino, presidente dell'ANCI Campania, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, e Michele Stranese, presidente della provincia di Salerno. Gli emendamenti approvati e proposti dall'onorevole De Luca riguardano il taglio dell'IRES, l'imposta sul reddito delle società nelle aree ZES e per gli enti locali e le regioni la rinegoziazione dei mutui per ridurre gli oneri finanziari sulle rate, misure di grande impatto per lo sviluppo economico e l'occupazione non solo del nostro territorio ma di tutto il sud e di conseguenza di tutto il paese, così ha rimarcato il presidente Stranese. Grazie, come ho ricordato prima, a tutte le forze politiche, innanzitutto il Partito Democratico e il ministro Gualtieri, il presidente del Consiglio, per aver sostenuto questa norma che tra poche ore entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva al Senato. È la norma della legge De Luca, possiamo dirla così, sulle zone economiche speciali, che introdurrà una misura storica, rivoluzionaria e consentirà di aprire una fase nuova nel Mezzogiorno, perché al sud nei prossimi anni vi sarà la tassazione più conveniente e attrattiva d'Europa per l'apertura di nuove attività economiche, a condizione che le imprese mantengano per 10 anni lo stabilimento nelle aree ZES del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto mantengono i livelli occupazionali per i successivi 10 anni dall'avvio dell'investimento. Quindi da questo punto di vista è una misura davvero rivoluzionaria, perché punta al rilancio, alla crescita, alla ripartenza del Mezzogiorno basandosi sugli investimenti e sull'occupazione, non più solo sull'assistenza, sui sussidi fini a se stessi, ma su un incentivo forte, straordinario alla creazione di nuove attività economiche che creano nuovi posti di lavoro. Questo è il nostro obiettivo e questa è la visione del Mezzogiorno. Ovviamente questo lavoro andrà accompagnato da un forte rilancio della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e della semplificazione amministrativa.
innovativa su cui pure stiamo lavorando, dotazione infrastrutturale che proveremo a rafforzare anche e soprattutto con le risorse, l'utilizzo virtuoso per il mezzogiorno e nel mezzogiorno delle risorse europee del recovery fund. Quindi io insieme a tanti altri parlamentari del mezzogiorno stiamo lavorando e facendo un lavoro forte col Partito Democratico, ma in modo trasversale in Parlamento, affinché il piano nazionale di ripresa e di resilienza abbia e ponga particolare attenzione al mezzogiorno d'Italia, a cui dovranno essere destinate più del 34% delle risorse. Insomma, sono davvero contento, orgoglioso e soddisfatto perché, come ripetiamo sempre, non è una frase fatta: se non riparte il Sud, non riparte il Paese. Il Sud e il Mezzogiorno non sarà più la Cenerentola d'Italia e d'Europa. E davvero possiamo guardare con maggiore fiducia e speranza al futuro, anche grazie a questa norma che entrerà in vigore nel 2021. Sull'argomento è intervenuto oggi anche il presidente della Commissione Trasparenza in Consiglio Comunale, Antonio Cammarota, che è stato tra i primi nel territorio comunale di Salerno a rimarcare proprio le grandi opportunità legate alle nascite delle zone economiche speciali. Ascoltiamo Cammarota. La misura approvata dal governo per gli investimenti al sud va nella direzione giusta, un'idea già più volte ribadita ed invocata affinché potesse vincolare chi investe nella città di Salerno. A dirlo è il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota, che ritiene indispensabile ora dover rafforzare le misure di vantaggio per le imprese che investono nelle ZES del sud con altri provvedimenti locali che possano favorire investimenti ed occupazione locale. Serve una clausola sociale per salvaguardare la nostra economia e il lavoro dei giovani salernitani, ha ribadito ai nostri microfoni il consigliere comunale, candidato sindaco della città di Salerno, della nostra libertà, Antonio Cammarota. Sì, la misura che è stata approvata, di cui è notizia, cioè l'abbattimento per chi investe nella nostra terra, purché mantenga il vincolo decennale della industria, è una buona notizia, è una bella notizia che va nella direzione giusta ed è la direzione che non può non trovare d'accordo chi ama la nostra terra e la nostra gente. Io ricordo che nel programma elettorale del 2016 invocavamo anche noi l'idea che chi venisse a Salerno, nella nostra città, nella nostra terra, a fare industria, dovesse mantenere un vincolo decennale. Ora però bisogna fare anche di più. Il Covid sicuramente rallenta tutta una serie di operazioni e per quanto riguarda gli investimenti e per quanto riguarda le infrastrutture. Io penso che è anche il momento giusto per rilanciare la nostra economia, perché quando si barcolla o si cade o si ha uno slancio in avanti. Insieme alla misura ZES io credo che a livello locale possa essere adottato anche dal Comune di Salerno la clausola sociale, cioè il vincolo di assunzione di manodopera locale per chiunque imprenditore, industriale, operatore del terziario venga a fare economia a Salerno vincendo appalti legittimamente, ci mancherebbe altro, o avendo commesse, ecco, un vincolo di assunzione di una percentuale della manodopera dei nostri giovani disoccupati. Questo si può fare con una graduatoria pubblica, trasparente, in cui appunto vanno iscritte le persone che vengono chiamate, come una volta funzionava, ma mal funzionava il collocamento. Accanto alla misura ZES deve essere imposta la misura della clausola sociale per salvare la nostra economia e il lavoro dei nostri giovani. Una misura dunque che va rafforzata dalle istituzioni locali per poter garantire il lavoro a questo territorio, ai nostri cittadini. Io penso che questo sia possibile. Sulla clausola sociale, che è una proposta che la nostra libertà portò all'attenzione del Consiglio Comunale ormai 5 anni fa, si è attivata una discussione, si è attivata una attenta osservazione e molti comuni la praticano. Ci sono dei limiti naturalmente che la libera circolazione e la libera concorrenza impongono, ma altrettanto è ben possibile che la pubblica amministrazione tuteli i propri cittadini, i propri giovani e il futuro della propria comunità. E alla nascita invece del nuovo svincolo di Angri sono legate ulteriori prospettive di crescita per il territorio provinciale, in modo particolare per l'agro nocerino, che grazie all'intervento da 52 milioni di euro realizzato dall'ANAS e inaugurato oggi consentirà di collegare la statale 268 con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Uno snodo strategico per la viabilità non solo della Campania, ma un altro tassello per potenziare la mobilità del paese. Con queste parole la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha salutato l'apertura del nuovo svincolo di Angri, un collegamento diretto tra la strada statale 268 del Vesuvio e l'autostrada 3 Napoli-Salerno. Un investimento complessivo di 52 milioni di euro, prevalentemente facenti capo a fondi Por Campania FES e in parte a risorse del Por Campania. Gli interventi di realizzazione sono stati eseguiti da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, e rientrano nel cosiddetto grande progetto 268 di ANAS Regione Campania, nato allo scopo di potenziare ed ampliare un'arteria stradale che si configura quale principale via di fuga in caso di emergenza per eventuali eventi legati all'attività vulcanica e sismica del territorio. L'apertura del nuovo svincolo di Angri rappresenta un tassello importante e fondamentale all'interno del piano di realizzazioni che riguardano le infrastrutture in Campania, ha dichiarato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un investimento che sarà strategico per l'intera area dell'Agro Nocerino e che sblocca una delle arterie più importanti come la statale 268, lungo la quale la Regione continuerà le opere di riqualificazione e manutenzione. Ad esprimere entusiasmo per l'apertura dello svincolo è anche la AD di ANAS Massimo Simonini. La nuova opera consente un significativo risparmio in termini di percorrenza da e per il salernitano. Torniamo ora ad occuparci di Salerno città. Questa mattina si è svolta da parte di Coldiretti la consegna di cesti solidali. Dettagli nel prossimo servizio. Le aziende agricole del Salernitano hanno donato pacchi alle famiglie bisognose. Una vera e propria gara di solidarietà, quella organizzata dalla Coldiretti insieme ad alcune associazioni locali che questa mattina hanno donato pacchi alimentari a tutte le famiglie in difficoltà. A Santa Pollonia, dove da tempo si svolge il mercato Campagna Amica della Coldiretti, la consegna dei pacchi all'Associazione Sant'Andrea dell'Annunziatella e Salerno accoglie. Il direttore Enzo Tropiano, con un breve saluto di ringraziamento agli agricoltori che hanno donato prodotti solidali, ha rimarcato l'importanza del gesto che donerà un sorriso a quanti riceveranno i pacchi contenenti una fornitura di generi alimentari made in Italy da filiera agricola che saranno consegnati alle famiglie indigenti salernitane. Con questa iniziativa la Coldiretti vuole stare vicino ai consumatori, consumatori che sono stati sempre vicini alla Coldiretti nel percorso dei mercati di Campagna Amica. Oggi in un luogo speciale, il mercato di Campagna Amica di Santa Pollonia, è un luogo simbolo della solidarietà. Regaleremo 4.000 kg di prodotti agroalimentari italiani, le eccellenze più importanti del nostro panorama agroalimentare, a tante famiglie bisognose del comune di Salerno. Questo per testimoniare il valore della restituzione dell'impegno che Coldiretti e il Comune di Salerno mettono in campo in maniera tangibile vicino a chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Sono sempre più le famiglie che, colpite dalla pandemia, hanno magari perso lavoro o hanno difficoltà con i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Allora Coldiretti vuole stare vicino a queste famiglie e anche con l'accordo della nostra diocesi ha voluto fare questa iniziativa di solidarietà in un momento molto importante che è quello del Natale, una testimonianza concreta ai più poveri. Ci occupiamo ora di emergenza Covid. Cresce la preoccupazione nel comune di Castellabate. Sale a 76 il numero di positivi nel comune, dove la sindaca Luisa Maiuri ha già deciso di restringere le limitazioni, lasciando in zona rossa tutto il centro del Cilento. Altri 26 casi di coronavirus a Castellabate, dove gli attuali positivi salgono a 75. Il numero crescente di contagi registrati nel piccolo centro cilentano in questi giorni porta il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri ad emanare una nuova ordinanza comunale con misure restrittive, un vero e proprio lockdown fino al 6 gennaio. Punto numero uno. Divieto per tutti di allontanarsi dalla propria abitazione se non per comprovate necessità.
Divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale se non per comprovate ed indifferibili necessità che sono lavoro, salute e approvvigionamento di beni di prima necessità. Punto numero due. Per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, e parliamo molto più volgarmente anche della spesa, è fatto d'obbligo di effettuarli con la minor frequenza possibile da un solo componente del nucleo familiare e presso l'esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione. Numero 3. La chiusura di tutte le attività produttive e commerciali. Sono escluse dalla chiusura i negozi di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, i distributori di carburante per autotrazione solo con modalità self-service, la produzione agricola e l'allevamento, le tabaccherie, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat o Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali. Nei giorni 1, 3 e 6 gennaio 2021 la chiusura è estesa a tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. È fatto divieto di visite a parenti ed amici, se non per ragioni indifferibili legate ad attività socio-assistenziali per persone non autosufficienti. Punto numero 6. L'assoluto divieto di feste, di ogni forma di riunione in luogo pubblico, privato, abitazioni private, anche di carattere religioso. La chiusura del cimitero, fatto salvo l'accesso per le imprese funebri. La sospensione di attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità e previa prenotazione. Ai ristoranti, bar e pasticcerie è vietata l'attività di asporto e consentita la sola attività di consegna a domicilio. La chiusura di tutti i cantieri edili pubblici e privati, nonché la sospensione di tutte le attività professionali, tipo idraulici, impiantisti, elettricisti, ad eccezione di interventi che rivestono carattere di urgenza debitamente comprovato. Abbiamo il dovere di arginare questo fenomeno che purtroppo è in crescita. E adesso apriamo una pagina sulla cronaca. È stata liberata nella mattinata di oggi la salma del 12enne stroncato ieri da un malore mentre si trovava con la mamma a casa e poi per chiedere soccorso si è portato in strada dove sono stati inutili i soccorsi per riportarlo in vita. Dramma a Battipaglia per la morte di un dodicenne stroncato da un malore improvviso mentre era per strada. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in via Trieste. Vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti per cercare di salvare la vita al minorenne, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Rilievi sul posto a cura dei carabinieri della locale compagnia agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, i quali hanno allertato il magistrato di turno presso la procura di Salerno. Stabilito l'esame esterno da parte del medico legale per definire le cause del decesso, forse un arresto cardiocircolatorio o un aneurisma cerebrale. La salma del dodicenne è stata condotta all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Comunità di Battipaglia sotto shock per l'accaduto. C'è chi ha voluto lasciare davanti al luogo della tragedia anche dei lumini accesi. Forte la partecipazione emotiva anche sui social network per la morte del minore. Da ieri abbiamo iniziato nel nostro TG a ripercorrere quelli che sono stati i fatti più importanti, almeno risalendo all'archivio del nostro telegiornale. Oggi vi riproponiamo attraverso le immagini quello che è accaduto come fatti rilevanti del 2020 nei mesi che da aprile ci hanno portato fino all'esame di maturità di giugno.
Nel nostro viaggio alla scoperta dei ricordi dell'anno 2020 emerge nel secondo trimestre, quello da aprile fino a giugno, la piena emergenza Covid. Continuano i controlli come quelli effettuati dai carabinieri con il drone, ma si susseguono anche le iniziative di solidarietà, come quella ospitata presso la Sala Varese per la raccolta di generi alimentari. Tutte le forze dell'ordine sono in campo e schierate per monitorare la vigilanza sulle disposizioni anti-Covid, che vedono tra l'altro trasformare a Salerno l'ospedale da Procida in Covid Hospital. Iniziano anche gli aiuti pubblici, come la consegna dei buoni spesa alle famiglie bisognose e dei computer agli studenti sprovvisti ed impossibilitati altrimenti a seguire le lezioni a distanza. Aprile è anche il mese nel quale si prende consapevolezza che l'emergenza non è più solo sanitaria, ma è anche economica. Le immagini dei ristoranti e dei bar chiusi a Pasqua, in un momento in cui tutta la provincia di Salerno avrebbe goduto dei benefici turistici, portano in piazza le prime proteste anche i ristoratori salernitani. Ma sul fronte sanitario, a proposito dell'emergenza, ad aprile è anche il mese in cui il Ruggi di Salerno si dota di una struttura modulare per ospitare, così come avviene in altre strutture della Campania, un reparto Covid che finirà poi in una bufera mediatica per il mancato utilizzo e la mancata apertura. I controlli iniziano ad interessare anche i treni in arrivo per Pasqua, con i rientri e la paura dell'incremento dei contagi, perché l'emergenza in questa prima fase ha riguardato soprattutto il Nord Italia. Nei comuni come a Pellezzano ci si attrezza per degli screening sui cittadini alla ricerca dei positivi asintomatici. Lasciando per un attimo il Covid, nel mese di maggio continua la denuncia sul torrente Fusandola che si colora e le forze di opposizione chiedono di indagare, mentre partono a Salerno i lavori in via Francesco Paolo Volpe con la chiusura della strada. Salerno, insomma, si rimette in moto ed iniziano anche i primi montaggi degli stabilimenti balneari, la pulizia delle spiagge. Il 18 maggio riaprono i negozi e la città ricomincia a vivere anche grazie ad una serie di iniziative di sanificazione che riguardano tutte le attività. Ma alle difficoltà del difficile contesto economico si aggiungono ulteriori ostacoli per la ripresa di Ilvaform, lo stabilimento di Salerno, collegato con la vicenda di ArcelorMittal a Taranto, e vede gli operai anche a Salerno in presidio per avere garanzie sul loro futuro. Sul fronte Covid, giugno, nonostante il caldo, è ormai chiaro che l'unica forma reale di difesa è indossare la mascherina. L'Humanitas le regala al Parco del Mercatello ai bambini, perché la prevenzione parta anche dai più piccoli. Siamo a giugno, a questo mese appartiene anche la decisione del sindacato di schierarsi a fianco del futuro dell'aeroporto Costa d'Amalfi nella battaglia intrapresa da un gruppo di cittadini che porta davanti al TAR con un ricorso la valutazione di impatto ambientale per l'infrastruttura, poi conclusasi a favore del prosieguo dei lavori dell'aeroporto. Il Covid non ferma le azioni delle forze dell'ordine, che continuano la loro battaglia contro la criminalità. A Salerno vengono fermati con numerosi arresti esponenti di un gruppo criminale che opera nel centro storico e a Mariconda. Ma a non fermarsi anche il programma di riqualificazione urbana, rinvigorito a Salerno dai fondi destinati alle periferie. Il sindaco con l'assessore De Maio presentano in questo mese il piano che riguarderà le frazioni collinari e cancellerà da Oiara i prefabbricati post-terremoto. E per tutti i maderandi dell'anno 2020, questo sarà certamente ricordato come l'esame di stato più insolito, modalità del tutto nuove per concludere il ciclo di studi, senza prove scritte, con un unico colloquio orale alla presenza di sole due persone. Un viaggio che continuerà anche nei prossimi giorni fino alla fine di questo terribile 2020. Intanto non ci risparmia questo anno neanche sulle previsioni del tempo, che seguiamo subito dopo la nostra pagina dedicata agli appuntamenti. Ma non farsi illusioni. Lo shopping si illumina a festa al centro commerciale Le Cotoniere di Frate. Accendi il Natale per i regali, offerte imperdibili e per uno shopping su misura. Promozioni dedicate da scoprire in tutti i negozi del centro commerciale Le Cotoniere di Via dei Greci a Salerno.
Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Come anticipavo, le previsioni del tempo e poi la parte del nostro TG, come sempre, dedicata all'informazione sportiva. A tra poco. In collaborazione con... Nel cuore della città, il cuore della conoscenza. Liceo Regina Margherita, un'opportunità concreta per il futuro che desideri. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con piogge miste a neve. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora siamo pronti ad entrare nel vivo della nostra pagina dedicata all'informazione sportiva. In primo piano, come sempre, c'è la Salernitana, un incrocio tra calcio, affari e politica. Berlusconi e Galeani sono di nuovo avversari della Salernitana a distanza di oltre 20 anni. E Lotito è legato politicamente al proprietario del Monza, nonché presidente di Forza Italia. Quanti incroci tra calcio, affari e politica. Berlusconi e Galliani sono di nuovo avversari della Salernitana, come nella stagione 98-99 in cui il loro Milan conquistò 6 punti nei 2 scontri diretti con i Granatadi Rossi, vincendo anche lo scudetto con il gran finale, quasi da film, in quel di Perugia. Quel giorno la Salernitana vide sfumare la salvezza per effetto del pareggio di Piacenza, risultato che garantì la permanenza in massima serie al club di Gaucci. Galliani era all'epoca potentissimo dirigente del Milan e persona molto influente presso le istituzioni del calcio, a cominciare da quella Lega di Milano, dove ambiva posti importanti anche Aniello Aliberti, presidente della Salernitana, affascinato dal potere ma determinato a mantenere sempre una certa autonomia. L'arrivo di Buriani a Salerno durante quella stagione fu un segnale di buona volontà, una sorta di apertura per un dialogo che sarebbe poi interrotto bruscamente nei mesi successivi. Le strade di Galliani e della Salernitana sono tornate ad incrociarsi nell'attuale stagione, ben prima del confronto diretto tra i Granatadi Brianzoli di Berlusconi. L'ex AD del Milan aveva preso posizione sulla questione relativa alla partita tra Salernitana e Reggiana, schierandosi apertamente a favore del rinvio della stessa. La Reggiana aveva già usufruito però del bonus in tal senso e la Lega B aveva manifestato la volontà di seguire protocollo e regolamento Covid senza eccezioni. Alla fine la partita non si disputò ed il giudice sportivo assegnò la vittoria a tavolino alla Salernitana. Che Galliani avesse parlato solo per mero spirito sportivo? Chissà, il Monza ha perso sul campo a Reggio Emilia, ma dopo quella batosta è ripartito d'ora punta alla vetta, sperando di ricevere una spinta in più da Balotelli. Tra Galliani e la proprietà della Salernitana è in atto anche una partita fuori dal campo, legata alle elezioni del prossimo presidente di Liga e dai diritti TV. Sullo sfondo poi c'è Silvio Berlusconi, proprietario del Monza e presidente di Forza Italia, partito con cui Claudio Lotito è sceso in campo nelle scorse elezioni politiche e con cui potrebbe riprovarci alla prossima tornata. Tra passato e presente, con uno sguardo sempre molto attento al futuro, quella di domani sarà sfida tra proprietari e dirigenti che hanno attraversato più stagioni del calcio italiano e che, sebbene l'età avanzi, sono ancora in prima fila, pronti a combattere per tenere in piedi il sistema calcio ormai al collasso e le proprie posizioni acquisite nel tempo. Protagonisti appesantiti e ingigiti dal tempo, eppure ancora al centro della scena, fotografia di un sistema che mira sempre più ad autoconservarsi che ad espandersi. La conferma potrebbe arrivare il 22 febbraio, quando si dovrà eleggere il nuovo presidente FIGC. La Cavese cambia ancora, risolto il rapporto con Maiuri, torna alla guida degli Aquilotti Salvatore Campilongo. Si tratta della terza avventura a cava per il tecnico napoletano, che è anche il terzo allenatore della travagliata stagione della Cavese.
In maniera del tutto inaspettata è stata la Cavese e non la Paganese a procedere al cambio dell'allenatore durante le feste di Natale. Al posto di Vincenzo Maiuri arriva infatti Salvatore Campilongo, che era stato già contattato anche dalla società di Pagani, che aveva deciso di esonerare Alessandro Erra, salvo poi cambiare idea per le notizie di un riavvicinamento tra lo stesso Campilongo e i biancoblu. Fatto l'accordo, ieri pomeriggio la Cavese ha comunicato l'esonero di Maiuri dal suo incarico di responsabile tecnico di prima squadra e con lui lascia anche il tecnico in seconda Felice Scotto. E non ci si aspettava che il club aquilotto cambiasse allenatore dopo che la squadra aveva espresso dei miglioramenti in campo. Si vedeva più organizzazione nella fase di non possesso palla e la Cavese, benché ultima in classifica, era diventata difficilmente battibile, ma probabilmente Maiuri paga i numeri ancora non sufficienti per tentare la scalata alla zona play-out, appena 3 punti in 6 partite. Tra i molti tifosi della Cavese che hanno espresso i loro commenti su social, c'è chi è apparso perplesso circa l'allontanamento di Maiuri e chi invece ha accolto favorevolmente il ritorno, il terzo ritorno, di Campilongo in bianco-blu. Per molti appariva la soluzione più naturale, la riconferma già nella scorsa estate, dopo la conclusione anticipata del campionato di Serie C 2019-2020, visto che la squadra si era salvata e non era stata in pericolo di retrocessione proprio con la gestione del tecnico di fuori grotta. Quindi non ci sarebbe stato bisogno di arrivare a cambiare più volte allenatore nel corso di questi 6 mesi. Sembra tra l'altro che un ruolo importante nella trattativa tra Campilongo e la Cavese lo abbia avuto Antonio Schetter, persona ultimamente molto vicina al club aquilotto. Il mister non era stato riconfermato l'estate scorsa, in quanto il DG dell'area tecnica Pavone aveva preferito riaffidare la panchina a Giacomo Modica. Poi, quando 1 mese e mezzo fa i giornalisti posero a Campilongo la domanda su una sua ipotetica disponibilità a subentrare a Modica, che si era dimesso, lo stesso Campilongo escludeva un suo ritorno alla Cavese finché ci fosse stato Santoriello al vertice, ma nei giorni scorsi ogni incomprensione, relativa anche alla sua precedente mancata riconferma, è stata evidentemente superata. Campilongo avrebbe diretto oggi la sua prima seduta di allenamento con i biancoblu. I giorni di riposo che spettano ai giocatori per le feste natalizie sono stati infatti scaglionati, dato che la squadra ne ha osservati 4 e ne effettuerà altri 5 o 6 a cavallo tra il 2020 e il Capodanno 2021. Chiudiamo la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva con il basket. Il campionato di Serie B riprenderà nel giorno dell'Epifania. La Virtus Arechi Salerno ha chiuso il 2020 con 2 successi e vuole ricominciare bene il nuovo anno. L'obiettivo della società salernitana resta entrare in Serie A2. 20 catastrofico per tante ragioni. Dal punto di vista sportivo eravamo, diciamo, un anno vincente per noi, abbiamo fatto benissimo nella prima parte della passata stagione e c'erano tutti i presupposti per finire ancora meglio. Quest'anno è cominciata un po' altalenante, adesso pare che le cose stiano andando bene, quindi globalmente, diciamo, dal punto di vista puramente sportivo è un anno abbastanza positivo per la Virtus. Ma il primo è che si ritorni a una cosa che sembrava scontata fino a poco tempo fa, che è la normalità, la libertà di potersi muovere, di potersi abbracciare, di poter vivere liberamente come siamo stati abituati a fare da sempre. E penso che partendo da quello poi possa andare tutto meglio, sicuramente tornare alla normalità per tutti sarebbe un ritorno alla vita di sempre. Dal punto di vista sportivo ovviamente ci auguriamo di poter continuare a fare bene il nostro lavoro, che è il nostro progetto che è cominciato 3-4 anni fa e che fino ad adesso è in linea con le nostre aspettative. Speriamo di poterlo portare a termine nel migliore dei modi. È tutto. Grazie per aver seguito il nostro appuntamento con le informazioni. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma?
visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.